Buongiorno, bentornati a Coffee Break. Allora, dopo circa 44 giorni dalle elezioni, l'Italia comincia a perdere la pazienza, chissà. Certo, la pazienza comincia a perderla il Presidente della Repubblica Mattarella, che dopo due giri di consultazioni, probabilmente domani, dopo aver concesso qualche altro giorno alle forze politiche, scenderà in campo direttamente per assegnare che cosa? Un preincarico, un mandato esplorativo o una soluzione più creativa, non sappiamo. Quello che insomma si legge dai ben informati è che salgono le quotazioni appunto di un incarico esplorativo nei confronti dell'attuale Presidente del Senato Elisabetta Casellati, ma vedremo insomma tra oggi, ma più probabilmente domani, si saprà qualcosa dal Quirinale. Intanto i due quasi vincitori, i due contendenti Di Maio e Salvini continuano a darsele di santa ragione, insomma, a polemizzare tra loro e quindi le distanze restano quelle che conosciamo. Tutti e due poi guardano a che cosa? Al voto di questa domenica in Molise e al voto del 29 aprile, cioè dell'altra domenica, in Friuli Venezia Giulia, per blindare le proprie posizioni, anche se secondo molti, insomma, non è che i voti di queste due regioni sposteranno molti gli equilibri. E il Movimento 5 Stelle continua a corteggiare anche il Partito Democratico, che da parte sua continua a far sapere, anche attraverso il premier uscente Gentiloni, che insomma non se ne parla proprio di un possibile patto tra il PD e il Movimento 5 Stelle. Peraltro Gentiloni ha detto qualcosa di più, dicendo non si può tenere appeso il destino del Paese alle elezioni in Molise o in Friuli Venezia Giulia. Oggi Gentiloni nel pomeriggio riferisce alle Camere sulla situazione in Siria, mentre questa mattina, insieme al sindaco di Milano Sala, al governatore della Lombardia Fontana e al capo di Confindustria Boccia, inaugura a Milano il Salone Internazionale del Mobile e la Settimana del Design, che è un grandissimo avvenimento non soltanto per Milano, ma anche per le imprese, le aziende italiane. Noi da qui oggi vogliamo cominciare. Intanto vi presento i nostri ospiti. A proposito di creatività e di Salone del Mobile, buongiorno all'architetto Massimo Iosaghini, che è architetto e designer. Buongiorno architetto. Buongiorno. Ecco, che è ovviamente collegato con noi da Milano. Do il bentornato a Davide Giacalone. Buongiorno, bentornato. Bentornato a Marco Furfaro. Buongiorno. Bentornata alla neosenatrice della Lega Lucia Borgonzoni e al nostro Antonio Macaluso del Corriere della Sera. Buongiorno. Intanto voglio andare subito da Davide Giacalone. Io oggi, un po' per sparigliare, perché sennò parliamo sempre da giorni delle stesse cose, ho voluto puntare un po' l'attenzione su quello che avviene a Milano. Ci sono due numeri, oggi tutti i grandi giornali si occupano ovviamente del Salone del Mobile, due numeri che ci dicono lo stato di salute del settore. 29.000 aziende, nel 2017 parliamo di un valore di produzione di quasi 27 miliardi di euro. Tanto per capirci. E parliamo anche di uno dei settori, perché sì, non è l'unico, ma certo è uno dei più importanti, dove le nostre esportazioni continuano a segnare giorno dopo giorno, mese dopo mese, dei successi straordinari, certo, nel senso che non abbiamo mai esportato così tanto come in questo momento. Questo ci rende orgogliosi, ci dimostra che il motore produttivo dell'Italia funziona. Non dimentichiamoci però che noi, continuando a crescere all'incirca la metà, prima crescevamo un po' sì, meno, adesso un po' più della metà della media europea, ma sempre la metà è, sì, significa che se c'è questo mondo di cui siamo felici e orgogliosi, ce n'è un altro in Italia che è ancora largamente in recessione. Vorrei ricordare per tutti il sindacato che convoca uno sciopero per il 2 e il 3 maggio per fare il super ponte 25. Sindacato della scuola, no? Sindacato della scuola per i precari, che sarebbero gli unici precari a questo mondo che puntano al super ponte. Sì, perché c'è il 25 aprile, c'è il primo di maggio. Dunque, una battuta prima di andare in pubblicità la voglio anche da Macaluso, perché prima dicevamo, no, le aziende, i brand italiani importanti nel mondo, l'export, e in qualcuno comincia a crescere la tentazione di dire ma forse stiamo bene anche senza un nuovo governo, no, te lo dico in maniera provocatoria. No, mi viene da dire, pensiamo se avessimo un governo
efficiente che effettivamente potesse dare nuovo ossigeno a queste imprese. Pensiamo che cosa potremmo essere. Cioè, veniamo fuori da una recessione durissima, con un governo che ha faticato tantissimo, siamo senza governo da più di 40 giorni. Con tutto questo siamo pieni di zavorre fiscali o di ogni genere e ordine, burocratiche, eccetera, così abbiamo una giustizia che funziona come funziona e nonostante questo facciamo dei risultati magnifici. Quindi a dispetto di tutte le rigidità, le debolezze, le criticità del paese, ci sono poi in quel campo ci sono molte piccole e medie imprese che ci danno grandissimo valore nel mondo, e vado dall'architetto Iosa Ghini. Allora, che cosa significa per uno come lei, un addetto ai lavori, che diciamo progetta per l'Italia e anche all'estero, che cosa significa questa settimana internazionale? Beh, è il momento, diciamo, di fare anche un po' di sintesi, diciamo, delle attività che abbiamo svolto durante l'anno, no? Perché è un fatto talmente importante anche a livello, direi, adesso forse esagerando, un po' sociologico. Perché dovete pensare che veramente da tutto il mondo vengono centinaia di migliaia di persone a Milano, e sono persone di altissimo livello, da un punto di vista culturale, perché sono tutti progettisti, sono tutti imprenditori, diciamo, che si occupano sostanzialmente di qualità, perché il design è qualità, è fare qualità, e pensare al mondo in maniera qualitativa. E in questi giorni abbiamo qui a Milano tutte queste persone che sono veramente persone di valore, persone che pensano tutto l'anno come fare a migliorare, adesso fatemi dire, forse un po', come dire, è un po' larga come affermazione, però tutto l'anno pensano a come migliorare il loro mondo, il loro ecosistema, quindi è veramente un momento importante. Qui poi c'è molto scambio anche da un punto di vista economico, perché sono le giornate in cui si crea la relazione per poi andare a fare business nei prossimi mesi, si fanno vedere i prodotti nuovi, e questa cosa dei prodotti nuovi è veramente l'elemento strategico, cioè il fatto di continuare a innovare con la nostra creatività, che è nota in tutto il mondo, ma ecco, questo fatto di avere ogni anno dei prodotti nuovi, che poi non sono solo progetti, solo prodotti, sono progetti, quindi avere questi progetti nuovi che vengono mostrati a tutto il mondo, poi tutte queste persone che sono venute qui, poi tornano nei loro luoghi, diciamo, in cui appunto operano normalmente, e trasferiscono questo nostro spirito e, detta un po' più prosaicamente, comprano il nostro prodotto e comprano il nostro progetto. Che mi pare una cosa molto importante. Ecco, e se posso dire, cioè, il fatto del progetto, noi appunto architetti, no, che viviamo questo Salone del Mobile come un momento fondamentale dell'anno, lo viviamo anche perché sappiamo che qui si creano le situazioni per andare poi a fare i progetti nel mondo, che non sono solamente la vendita di oggetti d'arredo, ma dei completi sistemi di interior design. Addirittura adesso una delle più recenti attività è quella della progettazione di torri, poi con tutto il tema che abbiamo adesso della sfida ambientale, per cui con questa sensibilità che sta nascendo direi si è consolidata appunto della progettazione ecosostenibile, per cui questo fatto di partire dal design fa andare in una direzione anche di progettazione di grandi strutture e non solamente appunto dell'interior design. Benissimo, è stato chiarissimo anche detto. Allora vado da Furfaro, perché peraltro c'è un altro dato che la dice lunga sulle imprese di questo settore, un dato che dà Federlegno, che è l'associazione degli imprenditori di questo settore: il 37% delle aziende investe in ricerca e sviluppo, che è un'altra delle grandi debolezze del nostro paese. Quello che voglio chiederle è questo: ma questa è la fotografia di quell'Italia del nord, di quell'Italia produttiva, creativa, lo diciamo insomma in maniera semplice,
che ha votato il centrodestra e poi c'è tutta un'altra Italia che tutto questo non lo vive, non lo sente, non lo percepisce, non è in partita? No, non credo sia solo l'Italia del Nord, è un'Italia che c'è, che spesso viene o dimenticata o messa da parte, invece sarebbe esattamente la guida per il nostro paese. Lo ricordava benissimo l'architetto, cioè un tema che riguarda la sostenibilità ambientale. A me ha colpito molto perché al Salone del Mobile sono tantissimi prodotti che vengono fuori da un tipo di economia che si chiama economia circolare. Sì. Che in tutta Europa se ne parla, in Italia il riutilizzo, il riuso, il riciclo, cioè, sì. Una volta si parlava del socialismo dalla culla alla tomba, oggi si dice invece dalla culla alla culla di un prodotto, cioè estrarre una materia prima che dopo tutto il giro delle attività produttive ritorna a materia prima. Però non è semplicemente una questione di sostenibilità ambientale, ma coinvolge istituzioni, coinvolge appunto enti ricerca, coinvolge le università. Questo dibattito in Italia è completamente assente. Esatto, è completamente assente, e loro invece ne sono l'emblema di un modello che può funzionare, che porta lavoro, che coinvolge diverse istituzioni, che evidentemente anche condizioni di lavoro migliori per i lavoratori, sì. Ed è anche un'eccellenza in campo mondiale, quello che dovrebbe essere il faro dell'Italia. Io credo che sia questo da mettere a tema, anche e soprattutto in queste ore in cui si vorrebbe definire un governo per guardare a cosa c'è da fare. Senatrice Borgonzoni, no, vedevo che seguiva con interesse ovviamente questa prima parte di discussione. No, perché è una cosa poi che mi interessa tanto, vabbè, ho fatto anche l'Accademia di Belle Arti. Quindi insomma, conosce... Sì, sono argomenti che mi piacciono tanto, poi penso che questo sia proprio uno di quei segmenti sani dell'Italia creativa, dell'Italia che comunque punta alla qualità. Sì, ma che fa fatturato, perché parliamoci chiaro. Ma è con la qualità che noi riusciamo a competere in un mercato dove ovviamente se abbassiamo la qualità abbiamo... pensiamo alla Cina, pensiamo a prodotti che comunque vengono fatti. Però anche in Cina hanno imparato a fare prodotti di alta qualità. Sì, però anche in Cina hanno anche tutta quella produzione con cui noi non potremmo mai competere per un fatto di costo di energia, costo del lavoro. Diritti noi dobbiamo dei lavoratori pure. Sulla qualità. Certo è che sarebbe un aiuto a imprese che comunque stanno andando e dimostrano di riuscire a andare, come giustamente è stato detto, avessimo un governo comunque che... accantona un attimo tutta quella burocrazia veramente che ammazza le imprese e abbassa le tasse, probabilmente non cresceremo metà di tutti gli altri, ma il doppio, il triplo, ecco, questa è una bella sottolineatura, perché io adesso devo andare in pubblicità, poi riassumiamo un po' quello che è successo nelle ultime ore, nel ping pong della possibile formazione di una maggioranza, e poi torniamo, perché quello che lei mi dice mi permette di fare di farvi un'altra domanda che è molto importante a proposito del futuro e del destino del nostro paese. A tra pochissimo. Molise domenica, in Friuli domenica prossima, verrà premiata la forza, il coraggio e le battaglie della Lega. Io sono convinto che anche grazie al voto dei molisani e dei friulani, nell'arco di 15 giorni chi deve capire capisce, e il governo comincia a lavorare senza perdere altro tempo. Ormai è in Molise che da giorni si è spostato il dibattito politico. Qui le elezioni per il presidente della regione saranno domenica e Salvini è arrivato ieri a Montenero di Bisaccia, il paese di Antonio Di Pietro. Promette un governo in tempi rapidi, non appena ottenuta la vittoria alle regionali. Tutti mi prendono in giro sulla storia della politica dei due forni, no? Dicono che io sto trattando su due forni. Semplicemente ho proposto a due forze politiche una soluzione. Io aspetto qualche altro giorno, ma poi uno di questi due forni si chiude. Non è che stiamo qui ad aspettare i comodi di chi si deve fare le campagne elettorali sulla pelle degli italiani. Già, perché dopo due giri di consultazione al Quirinale le trattative per il governo sembrano essere al palo con il Movimento 5 Stelle, che propone un contratto alla tedesca, dei punti in comune su cui lavorare insieme alla Lega. Berlusconi, come è noto, deve rimanere fuori. Ma io voglio fare l'esatto contrario di quello che ha fatto Renzi e la sinistra in questi anni. Mai nella vita vado a governare con la sinistra e con il Partito Democratico. Il PD, appunto, Salvini da sempre è aperto a tutto, ma non ad un governo con i Dem, a cui invece continua a guardare Di Maio. La proposta sembra aver smosso le acque all'interno dei democratici, anche se con qualche dissenso.
Ma non lo so, mi sembra un'opinione di Calenda che spesso l'esprime, gli vengono meglio i tweet delle interviste, evidentemente. La nota polemica è nei confronti di questa intervista rilasciata ieri da Carlo Calenda, attuale ministro dello sviluppo e iscritto al PD solo dopo le dimissioni di Renzi. Nell'emergenza il PD deve fare la sua parte con tutti, ribadisce Calenda, che propone un governo di transizione per affrontare le emergenze. Il paese ha bisogno di un governo. E i cittadini se lo attendono, quindi è responsabilità di tutte le forze politiche uscire da questo stallo e noi naturalmente siamo pronti a fare la nostra parte, però nella chiarezza, cosa che fino adesso non c'è stata. Se allora la proposta di Calenda ha aperto una breccia all'interno del Partito Democratico, la linea, almeno quella ufficiale, rimane la stessa: opposizione, anche se lentamente. Qualche spiraglio di apertura sembra esserci anche nelle parole del segretario reggente Martina. Noi abbiamo sempre detto che tocca innanzitutto alle forze che hanno prevalso il 4 di marzo dare un'indicazione chiara. Questo non sta avvenendo. Allora, ma Caruso, ma una cosa che io, che molti credo italiani si stiano domandando, ma la campagna elettorale continua, ma non ci sono state le elezioni? No. È vero, sembra, sì, il clima continua a essere lo stesso e io capisco anche lo sbigottimento di Mattarella, perché un signore come Mattarella che si è visto sfilare per due volte davanti senza che, diciamo, non solo si siano fatti passi in avanti, ma anzi si sono fatti passi indietro. E si continua appunto a lanciarsi messaggi da una parte e dall'altra, no? In attesa di queste elezioni del Molise che dovrebbero, sì, chiarire tutto. E del Friuli, no? Il 29. Del Friuli, sì, intanto, beh, quelle del Friuli sono addirittura a fine mese, chiaramente non si può aspettare più di tanto, diciamo. Ma non soltanto perché c'è la Siria, ci sono le crisi internazionali, c'è tutto, ma perché c'è un paese appunto che mentre a Milano marcia, cioè, poi la gente è sbigottita oggettivamente, nel senso che dopo più di 40 ore sto balletto e queste continue dichiarazioni. D'altra parte capisco anche che dopo una campagna elettorale, che peraltro continua, in cui si è detto tutto e il contrario di tutto, in cui si sono massacrati dicendosi e facendosi delle accuse, quindi scendendo proprio sotto la cintura, no? Sì. Quindi con colpi che una volta nella Prima Repubblica, ma forse neanche perfino nella Seconda, non ci si scendeva così in basso, adesso è difficile riuscire a ricucire. Anche queste aperture del PD nei confronti dei 5 Stelle sono francamente da una parte fiacche, secondo me, e dall'altra io vedo che possono arrivare a buon fine soltanto proprio se viene torto il braccio dietro la schiena, perché insomma si sono sentiti dire per anni, si sono sentiti dire la qualsiasi, cioè su qualsiasi, sì, tema, su qualsiasi cosa, con pesanti ingiurie anche a livello personale. Adesso immaginare un governo improvvisamente, no? Al di là delle ricette che poi sono assolutamente, sì, antitetiche, ma anche a livello personale, vederli insieme plasticamente che vanno a governare insieme è molto difficile. Perché da sto paese ci ha abituato a tante voglio andare cose. A Giacalone, perché Macaluso dice non possiamo essere appesi al 22, a domenica, al Molise, al Friuli Venezia Giulia, e però sembra che anche con un eventuale mandato esplorativo, insomma, come si sussurra in questo momento, anche quella sarebbe una presa di tempo, no? Per poi vedere se qualcuno fa sedimentare alcune asperità e si riesce a trovare un accordo. No, ma te lo chiedo anche perché qualcuno dice in altri paesi ci hanno messo molto tempo a formare il governo, però la domanda è: ma noi ce l'abbiamo il pilota automatico per stare senza governo o no? Questo è una cosa singolare, perché sicuramente si fa l'esempio della Germania, no? In Germania ci hanno messo sei mesi. Sì, in Germania c'era il governo Merkel e c'è il governo Merkel, sì, ci hanno messo sei mesi, ma insomma alla fine hanno fatto lo stesso governo che, sì, c'era prima, hanno cambiato qualche ministro. Non è propriamente la stessa cosa rispetto al volo cieco. Noi il problema di aspettare le elezioni amministrative non è solo quello del tempo, è della totale inutilità dell'attesa, nel senso che cosa vuoi che succeda? Non più, eleggono un presidente di regione anziché un altro. In qualche caso è anche abbastanza intuibile come andrà a finire. In ogni caso, che importanza ha? La campagna elettorale non è finita perché le forze politiche che l'hanno conclusa probabilmente non hanno ancora maturato la convinzione che non potrebbe essercene un'altra. E comunque ci sono le amministrative e comunque il 26 maggio del 2019 si vota. Questo è garantito, si vota per le elezioni europee. Certo. Poi vedremo se si vota solo per le elezioni europee, ma si vota per le elezioni europee. Allora lì c'è un problema di responsabilità politica. Pensi che la tua missione sia quella, in ogni caso sempre, a crescere il pacchetto di voti, cioè stare sempre in campagna elettorale? Questo renderà impossibile qualsiasi possibilità di governo, qualsiasi cosa di governo. Detto ciò, Presidente della Repubblica,
svolge il suo compito, cerca di decantare, come si dice, la situazione. Ricordo a me stesso e a tutti, però, ricordaci, che in Italia, nella nostra Costituzione, i governi non nascono quando prendono la fiducia in Parlamento, bensì quando giurano nelle mani del Presidente della Repubblica. Per cui se qualcuno pensa che questo giochetto qua possa durare in eterno o magari portare elezioni senza un altro governo, è totalmente fuori strada. Un governo ci sarà. Tutto sta a capire se il Presidente della Repubblica trova nelle forze politiche elette il 4 di marzo quel senso di responsabilità che li fa essere governanti e non solo propagandisti allora, a fare un soldo. Allora, vado da Lucia Borgonzoni, perché mi pare che uno dei grandi problemi di questa fase siano i veti reciproci, no? Di Maio che dice no a Berlusconi, il Partito Democratico che dice mai col Movimento 5 Stelle, tanto meno con il centrodestra, e Salvini che aveva dimostrato fin qui, diciamo, un andamento più saggio, vogliamo dire così, e però anche lui mette un veto perché dice mai col Partito Democratico. Siccome però non ha vinto l'alleanza col Partito Democratico, un'alleanza sì, però aspetti, ma siccome non ha vinto nessuno e siccome tra tre, diciamo, schieramenti diversi almeno due si devono mettere d'accordo. Sì, però qualcuno, nessuno ha vinto. Però nessuno qualcuno è stato bocciato dai cittadini e sonoramente. Ho capito, però anche i bocciati forse potrebbero giocare un ruolo. Però pensare ora che il centrodestra possa fare un'alleanza dove abbiamo ministro Laboschi o Renzi o qualcun altro comunque, che sono gli artefici di come ora è ridotto il paese, che sono gli artefici di una serie di leggi, provvedimenti e riforme che sono diametralmente opposte a quelle che sono state votate dal 37% dei cittadini che sono andati a votare, hanno votato il nostro programma elettorale. Non è fattibile. Io vorrei però anche dire, per quanto riguarda la Lega, Salvini, non è che siamo in campagna elettorale costantemente. Magari ora uno ci fa caso che siamo sempre in giro, Matteo gira ovunque, ora ci sono ovviamente delle elezioni, questo è scontato, però è una cosa che abbiamo sempre fatto, Matteo Salvini ha sempre fatto. Sì. Abbiamo dimostrato però con le elezioni del Presidente della Camera e del Senato che siamo pronti a fare il passo di lato, che siamo pronti per dare un governo a cose che invece gli altri stanno dimostrando comunque non la maturità che dovrebbe esserci, la maturità che il Presidente della Repubblica chiede su dei punti, perché quello che sta chiedendo, più che Mario sta con Luigi, Luigi sta, vorrebbe sapere quali sono i punti che possono comunque unire una coalizione più ampia di quelle uscite dalle urne, perché è palese che nessuno ha raggiunto i numeri per governare, altrimenti saremo qua probabilmente a parlare già delle prime riforme che staremo mettendo in campo, però non è assolutamente così. Quello che chiede sono i punti. Onestamente noi di punti cerchiamo di metterne avanti, probabilmente ora con il DEF sarà anche quel passaggio, sicuramente la discussione del DEF magari che chiarirà quali sono in realtà le priorità per i vari schieramenti. Cioè la strategia, diciamo, di politica economica. Politici, sì. Vado da Furfaro. Come finisce dal suo osservatorio? Lei fa parte di una sinistra che ha preso botte da tutte le parti in queste elezioni, no? Mi pare che ci siano delle pietre miliari insormontabili, no? Perché no, Berlusconi, no, al PD, no. Adesso, e allora il senso di responsabilità che evocava prima Giacalone, cioè qual è il limite al senso di responsabilità? È questo che... Più che l'assenza del senso di responsabilità, secondo me c'è l'assenza di politica, che forse è ancora peggio, che poi porta ad avere senso di responsabilità. Nel senso che anche i punti che diceva giustamente prima l'esponente della Lega, però non sono dibattito nel Paese. Quello che vediamo è un'impuntatura di Luigi Di Maio, che è passato da non mi governerò mai con nessuno, non farò alleanze, a offrire governi a destra e a manca, e non si capisce manco la differenza, che non è nemmeno molto pedagogico né politico, perché quando fai politica dovresti avere una tua visione del mondo, e al limite offrirla a qualsiasi offerente significa avere una visione del mondo che comunque non è mai una parte, ma è il tutto e quindi niente. Dall'altra parte c'è un centrodestra che è fermo sulle proprie posizioni, perché chiaramente c'è il rapporto con Berlusconi, e dall'altra c'è la parte del mio campo che è quella più disastrata, tant'è vero che anch'essa è ferma su se stessa, perché al di là delle parole Ventino, senso di responsabilità, i caminetti, la verità è che anche a sinistra, dal PD in giù,
non c'è un'offensiva sulla politica, perché in queste ore, credo che mai vorrei trovarmi al posto di Mattarella, ma in queste ore quello che si nota l'assenza è qualcuno che dica va bene, c'è uno stallo, possiamo almeno metterci d'accordo su 3-4 cose che servono al paese. Cioè, non dimentichiamo che abbiamo parlato per 5 anni di immigrazione che sembra sparita, cioè fino al 4 marzo c'erano i migranti dappertutto in questo paese. Aspetti un paio di settimane per ora hanno chiudono persino le trasmissioni che ne parlavano, l'evasione, la corruzione, è tutto sparito, e perché si è fatta anche promesse in campagna però elettorale, anche sui 3-4 punti che lei sottolinea, dice mettiamoci d'accordo 3-4 punti, giustamente Giacomo ci ricordava, però un governo poi ci deve essere per i 3-4 punti, che vuol dire un nome per la guida di Palazzo Chigi e dei ministri. Giacalone penso concorderà con me, un governo si fa perché si vuol fare qualcosa per il paese, non perché ci si mette d'accordo a prescindere, altrimenti potremmo non fare lezioni e delegarle a qualcun altro. Adesso, dottor Giacalone, voglio chiedere all'architetto Iosaghini, dal suo osservatorio, no? Poi per il suo mestiere gira il mondo, è anche ambasciatore, diciamo, delle belle cose del talento italiano. Questo stallo come lo vede lei? Ma sentendo un po' i vostri commenti, sono molto d'accordo con la signora Borgonzoni sul fatto che non è chiaro quali potrebbero essere i punti di questi nuovi accordi. Non so se questo è un difetto di comunicazione, evidentemente c'è un tema di grande difficoltà, perché come si diceva, qui si tratta di costruire, come dire, un nuovo assetto, perché abbiamo delle forze politiche anche completamente riproporzionate, fatemi dire, rispetto al passato, no? Rispetto a qualche mese fa. Quindi è evidente che anche dal punto di vista di chi guarda coinvolto, sì, ma anche da fuori, no? Questo tentativo di mettere insieme le cose, chiaramente siccome siamo in una situazione magmatica, è difficile capire quali potrebbero essere i punti che queste nuove compagini, fatemi dire, stanno proponendo o proporranno. Ecco, io non so, penso questo, quando siamo in una situazione, si diceva appunto lavori, progetti che facciamo all'estero, ci troviamo sempre di fronte delle compagini che non è che hanno il nostro stesso obiettivo, no? Perché già un cliente in generale intanto vuole pagarti il meno possibile, quindi non è esattamente dalla tua parte, no? Per cui si cerca di sviluppare un dialogo, stabilire dei punti dove si può arrivare, dei punti dove non si può arrivare, e dopodiché si va dritti all'obiettivo. Credo che questo sia il percorso che stanno facendo i nostri politici. Evidentemente, ecco, per chi guarda da fuori dovrebbe essere forse esplicitato meglio quali saranno i punti su cui si lavorerà. Questo è il vero. Allora, adesso ci torniamo sui punti. Di Maio continua a dire un contratto di governo alla tedesca, no? Gli piace tantissimo. Come? Gli piace tantissimo questa cosa del contratto alla tedesca. Contratto di governo. Adesso vediamo. Allora, torniamo subito dopo la pubblicità, ripartendo da dove? Da un'altra situazione molto italiana, perché ieri gli abitanti, ma anche molti imprenditori dell'Aquila, sono scesi in piazza pacificamente per protestare, perché contro la restituzione delle tasse sospese proprio in seguito al terribile terremoto del 2009. Una richiesta che arriva da Bruxelles. Tra poco. Per i comuni che si trovano all'interno del cratere del sisma del 2009 è un vero terremoto fiscale. Su di loro è piombata una pioggia di cartelle esattoriali, 350 in tutto, che chiedono la restituzione delle tasse sospese e dalle quali erano stati esentati nell'emergenza post scosse 100 milioni complessivi più interessi e sanzioni. Ad esigerlo è lo Stato, sotto la pressione della Commissione europea, che reputa le agevolazioni fiscali concesse ai terremotati degli aiuti di Stato.
quindi non consentiti, visto che l'Unione aveva già dato fondi per questa ragione e per aiutare la ripresa economica di quell'area. All'Aquila c'è stato un corteo di protesta. Questo significherebbe far chiudere aziende, licenziare operai, maestranze, dipendenti. Insomma, è un colpo che questo territorio non si può permettere. Se con una mano l'Europa ci sta dando dei contributi, degli aiuti per quanto riguarda la ricostruzione, poi dall'altro ci chiede questa restituzione delle tasse che metterebbe in difficoltà tutte le aziende del cratere. Il primo cittadino dell'Aquila in testa ai manifestanti, accanto a lui ci sono gli altri sindaci coinvolti, commercianti, piccoli imprenditori, titolari di imprese di costruzione, studenti, tutti quelli che hanno vissuto sulla loro pelle la distruzione e il crollo del PIL, 971 milioni persi tra il 2008 e il 2009, complice anche la crisi economica, certo, ma il colpo di grazia è arrivato proprio con il sisma ed ora sono tutti in piazza. Si definiscono reduci dal terremoto, si dicono vittime del putiferio scatenato dalla Commissione europea. Bruxelles si è accorta che i comuni del cratere del sisma dal 2012 stanno versando solo il 40% delle tasse in 120 rate. Ha aperto quindi una procedura di infrazione contro l'Italia. Il 60% mancante, dice Bruxelles, va restituito in un'unica soluzione, più interessi e sanzioni. Una legge dello Stato che ci ha dato l'opportunità di continuare a lavorare in un periodo del terremoto così grave non può essere rimangiata rimettendo in gioco posti di lavoro, aziende, eccetera. Noi non chiediamo niente, chiediamo soltanto il rispetto degli impegni. La gente è furiosa, vede la ricostruzione e la ripresa procedere a rilento e in più deve pagare le cartelle esattoriali, ma è una rabbia positiva, dice il sindaco dell'Aquila Biondi, quella che ha consentito anche in passato di rivendicare diritti negati. Certo è che per molte imprese e attività commerciali pagare significa il fallimento, il crollo totale dopo la fatica fatta negli anni per risollevarsi. La disfatta, cioè dopo il terremoto peggio. La protesta è rivolta al governo che intanto come prima iniziativa ha deciso una proroga di 4 mesi della scadenza dei pagamenti, ma i sindaci andranno avanti con il ricorso al TAR contro la prossima nomina di un commissario straordinario che verrà incaricato proprio di recuperare quelle tasse. Allora torno da Giacalone, no? Perché Furfaro diceva che la questione migranti è sparita dai radar, non è che la questione dei terremotati sia presente. Adesso questo fa riferimento all'Aquila, ma non parliamo delle 4 regioni dell'Italia centrale di cui non si parla più, c'è tutta una ricostruzione da fare, molti che sono sui luoghi, ma anche tecnici, ci dicono che i soldi ci sono, certo. La burocrazia blocca tutto, nessuno firma. Certo. E quindi questa è una... Perché dico questo? Perché per risolvere questi problemi ci vorrebbe un governo, come dice il Capo dello Stato, nella pienezza delle proprie funzioni. Cioè, no, che... Ci vorrebbe un governo capace e nella pienezza delle proprie funzioni. Per cose di questo tipo, un governo nella pienezza delle proprie funzioni basta che ci sia, cioè semplicemente l'esistenza, ci mancherebbe altro. Sì. E una forze politiche e informatori che non passassero la vita a cercare di dimostrare che la colpa è sempre di qualcun altro. Perché la Commissione europea ha semplicemente rilevato il fatto che lo Stato italiano è chiamato a far rispettare le leggi dello Stato italiano, non le decisioni dell'Unione europea, della Commissione, dello Stato italiano. La sospensione non è la cancellazione, è il provvedimento con cui si chiudeva il vostro servizio, ci hanno dato una sospensione ulteriore di 4 mesi, e fra 4 mesi siamo esattamente dove eravamo. Allora, di proroga in proroga. Allora, non ci sono limiti alla spesa dovuti a patto di stabilità relativi al soccorso di qualsiasi disgrazia, in questo caso dei terremotati. I limiti sono, secondo me, largamente aggirabili anche per la ricostruzione, perché ci sono una serie di questioni che possono essere addotte per cui si può spendere. La gran parte di questa spesa è bloccata dalla insipienza burocratica e dal fatto che gli amministratori non hanno intenzione di prendersi responsabilità che sono largamente superiori ai loro poteri. Non dimentichiamoci che una raccolta di fondi di cui insomma siamo ospiti la sera del Corriere della Sera. Sì. La magistratura l'ha sequestrato per abusivismo, perché dice non era una cosa che si potesse rimuovere. Tra l'altro una cosa anche orrida dal punto di vista. Disegnata peraltro dal progetto di Boeri. Il progetto di Boeri e con scarso senso dell'ironia diceva che era una costruzione stabile, che in zona terremotata potrebbe anche essere tutto sommato un pregio, però doveva essere anche smontabile. Sì, smontabile. Questo è il tema.
non l'Unione Europea, la Commissione Europea. Quindi in questo caso l'Europa matrigna non c'entra. Non esiste, ma non è così. Lucia Borgonzoni su questo, perché con l'Europa. Sulla questione dell'Europa ci sono errori che devono essere messi a posto. Non solamente ci vuole un governo, ci vuole un governo che lo vuol fare, perché per quanto riguarda la ricostruzione, penso anche all'Emilia, i soldi che sono arrivati a singhiozzo per la ricostruzione, con la burocrazia, ci sono stati condomini che ci hanno messo 3 anni per poter avere il risarcimento di una parte dei soldi per le crepe che avevano nei palazzi, perché non riuscivano a capire come si dava, visto i millesimi, tutte le questioni, per cui ci vuole poi anche la volontà. Sicuramente abbiamo un'Europa però che a noi ci richiama di continuo, e non mi sembra che faccia lo stesso con tutti gli altri stati. Fa lo stesso con tutti gli altri stati. No, perché con le banche, pensiamo anche alla questione delle banche. Senatrice, prende i giornali degli altri paesi europei, una sensibilità verso l'Italia. E il richiamo a quello che noi facciamo, che è molto molto alta rispetto ad altri. Ricordo e ripeto la questione delle banche. Dicono tutti che hanno fatto tutto quello che volevano. In tutti i paesi europei. Penso alla Germania in primis con le banche dei Länder, e diciamo che in Italia è successo tutt'altro. Poi è stato quel banco del governo, perché invece che i abbiamo messo in campo il bailout. Però qua c'è un problema legato alla questione dei terremotati, è proprio la sospensione delle tasse, perché dappertutto, io penso sempre, io avendo vissuto quello dell'Emilia, cito quello, in Emilia tutti erano convinti che sospensione fosse non pago più le tasse. Appunto, poi dopo 2 anni, 3 anni, quando ti non arriva, è tu in 2 o 3 diciamo. Anni probabilmente hai avuto l'azienda dove lavoravi che era chiusa, o se era tua non riuscivi a lavorare, la casa che hai dovuto spendere soldi per mettere a posto, magari li hai messi avanti sperando che ti ritorni indietro qualcosa, ti trovi una mazzata, come si suol dire, di tasse che ti arrivano all'improvviso, fai fatica, perché fai fatica a chiedere anche i prestiti. Sappiamo la situazione delle banche che chiedono prestito, non è assolutamente semplice, per cui quando si fanno queste cose o si trova il modo di dire le tasse non te le tolgo per quei 3 anni, o si trova modo di dare aiuti in un altro senso, non quello che arrivino ugualmente quei soldi, non pasticciate, altrimenti queste dice sono lei. Vittime 2 volte queste persone. Sì, anche perché insomma riprendersi da un terremoto è una cosa complicatissima. Voglio chiedere a Fuffaro, alla luce di queste cose qui, alla luce, visto che abbiamo accennato alla crisi internazionale, quindi capire, no? L'Italia del futuro, che alleanze intende mantenere o eventualmente cambiarle, ma ci sono tante crisi aziendali, pensiamo ad Alitalia, adesso mi viene in mente, per questo ci vuole un governo? Sì, per questo ci vuole un governo. Io in questo caso però trovo emblematico come si comporta spesso la politica italiana, perché in questa anche trovare nell'Europa il capro espiatorio è una falsità, perché sono 8 anni che quelle persone hanno un problema di sospensione delle tasse non risolto, 8 anni in cui siamo passati al governo Berlusconi, Monti, Letta, Renzi e Gentiloni, quindi sono passati tutti dalla destra ai tecnici alla sinistra, ok? Tutti, e non è stato risolto il problema. La Commissione Europea non sta chiedendo, cosa che anch'io sono spesso critico sull'Europa, ma in questo caso non sta chiedendo i soldi che tra l'altro invece vuole lo Stato italiano, cioè tutta la sospensione di riaverla. La Commissione Europea fa notare, ieri hanno chiarito per fortuna, fa notare una cosa leggermente diversa, su cui invece dovrebbero un po' meno marciare la politica e risolvere il problema. Cioè, dice la Commissione Europea, visto che quella legge è stata fatta male, la sospensione, forse anche per emergenza, è stata data a tutti, ci sono delle aziende che hanno la sede legale magari nei posti dei terremotati, ma che hanno un'attività economica da un'altra parte, cioè si sono avvalsi di soldi che non dovevano, insomma, la furbizia all'italiana. Esatto, e dicono quei soldi che sono toccati a persone o che comunque hanno usufruito più del danno che gli è stato occorso, devono restituirli, che è una cosa ben diversa rispetto. Invece poi c'è tutto il problema evidentemente della sospensione, che puoi anche prorogarla, spero che sia stata prorogata per risolvere nei prossimi 4 mesi, però un governo serve a questo. Però vi lascio aggiungere, mesi servirebbe anche un po' di serietà. Il governo deve volere, cioè ci deve essere, cade in piena, voglio immaginare la fine della proroga a fine agosto? Sì, lo immaginiamo. Lei può tranquillamente qua riconvocare il salottino, ma se può governare così. No, se non siete in vacanza, siamo qui. Allora, adesso devo fare una domanda da... No, $1 milione è ormai una cifra abbastanza contenuta. A Macaluso lo facciamo dopo aver sentito come prosegue questa... strana primavera da Paolo Sottocorona. Ecco, questa è la grande verità. Anzi, nei prossimi giorni potrebbe essere stranamente regolare, e questo già sarebbe un'eccezione. Allora, la situazione, qualche nuvola interessa anche il nord, ma sono queste molto rotte, molto frastagliate, che arrivano a interessare il centro-sud, che non portano grandi fenomeni, portano un po' di instabilità. Questo significa che soprattutto nel pomeriggio si
possono formare delle zone nuvolose un pochino più consistenti, soprattutto sulle zone interne. E questo si vede abbastanza bene dalla carta in cui il modello ci dice le piogge previste per la giornata di oggi. Vedete, riguardano il centro-sud, ma soprattutto il verde sono piccolissime quantità, vale a dire le classiche quattro gocce di pioggia. Però abbiamo queste piccole zone in azzurro o in giallo, anche sul Lazio per esempio, sulle zone interne, che potrebbero essere anche qualche temporale, qualche rovescio, limitato alle zone interne e alle ore del pomeriggio, perché poi in serata tutto torna tranquillo. Al nord anche di queste deboli piogge ce ne sono poche. Guardate in sequenza, la giornata di domani, già al nord non c'è più nulla, ha ancora questa instabilità che riguarda questa volta Calabria e Sicilia, e sempre nel pomeriggio. Arriviamo a giovedì che migliora un po' ovunque, direi, con questa limitata instabilità forse soltanto in Sicilia. Questo porta come conseguenza che le temperature massime, già da ieri in parte oggi, saranno più alte al nord che al sud, perché al sud un po' di circolazione di aria c'è, al nord alta pressione, la stagione lo vuole e le temperature salgono. La foto di oggi ce l'ha mandata Martina per la serie, che a volte i quadri sono talmente belli che sembrano fotografie e a volte le fotografie sono talmente belle che sembrano dei quadri, e questo con Venezia sullo sfondo, i riflessi della luce, la laguna, insomma direi che ha tutte le caratteristiche. Sarebbe anche un bel quadro, oltre ad essere una bella foto. Grazie Paolo, qualche minuto di pubblicità, poi torniamo qui, ricomincio da Macaluso, la domanda delle domande, no? Ma devi stare tranquillo. Wow. A tra poco. Allora, ultimo quarto d'ora, ma che vogliamo utilizzare al meglio. Fra un po' forse riusciamo a sentire anche una cosa del capo dell'INPS Boeri a proposito di un altro tema che sta molto a cuore al Movimento 5 Stelle, quello dei vitalizi. E torniamo anche dall'architetto Iosaghini. Però, allora, la domanda... Ah, ma insomma, è una domanda molto semplice. Metto le cuffie. No, la domanda è molto semplice. Cioè, l'unica chance è il governo del Presidente... Il governo di tutti, detta in un altro modo, un po' come ieri indicava Calenda, prendendosi no da tutte le parti, a cominciare dal proprio partito, cioè il Partito Democratico? Se proprio non ci sarà niente di meglio, credo che ci arriveremo, diciamo. Cioè, sarebbe bello, dovendo sognare, che chi ha vinto le elezioni potesse fare un governo e quindi ci fosse una ricetta chiara, perché il governo del Presidente è il governo dove... Ci sarà un miscuglio di persone, di idee, di programmi, e lì sì che dovrai fare veramente un contratto molto preciso, perché chiaramente sì. Che cosa ci metti dentro questo governo del Presidente? Cioè, quale sarà il programma di questo governo? Quanto potrà durare un governo del Presidente? Perché il Presidente non potrà fare sempre da scudo su ogni provvedimento, e sappiamo che ci sono una serie di appuntamenti dove noi dovremmo presentarci con un governo altro che del Presidente, cioè un governo blindatissimo. Fine giugno mi pare c'è già un Consiglio europeo importante. A livello europeo ci attendono delle scelte che sono per noi, come no? Cioè, si parlerà di banche, si parlerà di una serie di cose che sarà l'Europa del domani, diciamo. Sì. Quindi decisioni che si prendono oggi rischiamo poi di pagarle domani, quando magari un governo poi ce l'avremo, ma le decisioni saranno già state prese. Però la seconda domanda successiva a questa è: ammettiamo che si faccia il governo del Presidente, poi la cosa molto complicata sarà trovare il nome, no? Su cui convergere, ho indicato, non so se con una soluzione creativa da Mattarella, però questo non rischia di allargare il solco anche tra i cittadini che hanno votato il 4 marzo e la politica? Ma sicuramente. Perché questo è un vero rischio. Sicuramente. E quindi chi appoggia poi questo governo? Conviene al Movimento 5 Stelle, alla Lega? No, che non conviene. Non conviene sicuramente a chi ha vinto, e io penso che da questo punto di vista infatti sarebbe meglio a quel punto veramente, cioè, chiamiamolo del Presidente o come meglio riteniamo, ma il punto centrale di questo governo deve essere sicuramente quello di mettere mano velocemente alla legge elettorale e
il più presto possibile tornare, diciamo, legge elettorale e poi la legge di bilancio, quella tornare a votare. Non si può permettere di rimanere ferma un anno in una discussione assurda e surreale, veramente surreale. È questo che secondo me è il grande scoglio al governo del presidente. Ai problemi della gente, parlando di una legge elettorale, io voglio uno più lì, uno meno là. Sì, anche perché si comincia una discussione infinita. Per me gli italiani veramente con questo voto sono andati a votare anche in tanti rispetto magari a quello che potevamo pensare. Più o meno l'affluenza è stata come quella del 2013. Però avevamo visto un calo soprattutto nelle elezioni. C'era molto timore invece poi. Timore, e hanno per me dato un messaggio chiaro, un messaggio di cambiamento. Allora bisogna qui di Giacalone un attimo. Finora. Cioè, ma chi lo sostiene il governo del presidente? No, allora, spiegacelo proprio in maniera chiara. La mia sensazione è che l'ipotesi del governo di tutti non esiste. Non esiste. Non sta in terra. Semmai il governo di nessuno ha qualche possibilità. Il governo di nessuno. Nel senso che, diciamo, che non ha un marchio di partenza. Però queste sono formule politicistiche, la sostanza sono i temi, allora non abbiamo il tempo per... Ma pensate a uno solo, nelle prossime settimane si negozia il tema dell'unione bancaria europea, quello è un tema vitale che ha a che vedere con la condivisione del rischio nei nei malaugurati ma sempre possibili fallimenti bancari. L'Italia si trova ad avere il triplo di crediti deteriorati rispetto alla media europea, il triplo. Stanno rientrando un po' però questi crediti. Sì, sul triplo, diciamo, il rientro. Non è facile. Allora il tema qual è del negoziato? Da una parte noi abbiamo troppo credito deteriorato e dobbiamo farlo scendere il più in fretta possibile, ma non si può fare in una settimana. Certo. Dall'altra gli altri approfittano del ritardo italiano su questo per dire ma noi non perché dobbiamo dare la copertura al rischio di tutti? Al terzo pezzo è che le banche italiane sono piene di titoli del debito pubblico. Noi paghiamo quest'anno, come l'anno scorso, circa 30 miliardi in meno di costo del debito pubblico perché è assorbito dalle banche. Se da quelle banche dovessimo tirarlo fuori per andare all'unione bancaria, quello ci aumenterebbe. Questo è il quadro. Ora, non è che uno può dire faccio il governo di nessuno e poi dice senta se la veda lei. No, se la veda lei. No, questi sono gli interessi indisponibili del paese. La cosa... A me non mi preoccupa che ci si stia mettendo tanto a parlarne, e mi preoccupa che ci si stia mettendo tanto a non parlarne, cioè noi parliamo di Tizio, Caio, e non delle... Ma voglio dire, questo è un tema vitale per le imprese, per i risparmiatori, per le banche, per il sistema economico, ma anche per il sistema civile, che se una banca fallisce, chi lo amministra deve pagare in sede penale, essere espropriato, la giustizia. Ma di tutto questo è fuori dal dibattito politico? E ci domandiamo quale sarà l'uomo o la donna che sceglierà sul Mattarella. Tema banche, sorridevo se quindi del filologico di Giacalone, che il tema banche secondo me è stato uno di quei temi che ha contribuito alla sconfitta elettorale del Partito Democratico. E ha molto contribuito il tentativo di fuga della responsabilità, di dire noi cerchiamo di difendere i risparmiatori. I risparmiatori sono difesi dalla legge. Sì. Il problema è che ogni volta che bisogna applicare la legge, cerchi sempre la deroga per non applicarla e poi i soldi degli altri per dire sto soccorrendo i risparmiatori. Allora, questo tentano di impedirci. Furfaro! Questo governo del presidente, no, dice rischia di essere un governo di nessuno. Io mi chiedo se un governo di nessuno, poi come si fanno ad affrontare le questioni strategiche, però? Come lo vede questo governo del presidente? Non lo so, perché ci sono tutti quei problemi che diceva lei che derivano da una legge elettorale profondamente sbagliata. Perché capisco la Lega che l'ha votata, come la destra noi che l'ha votata. Noi abbiamo votato, però voglio fare un piccolo chiarimento. Noi abbiamo votato tutte le leggi elettorali da dicembre, quando fatto sono male. State presentate perché volevamo tornare andare subito al voto. Sì, noi avevamo fatto solo emendamento. Così abbiamo sbloccato il capo. Questa è la logica. Un emendamento che chiedeva il premio di maggioranza, bocciato dal PD che non lo voleva assolutamente come altri. Quindi era questa però è la logica. Questa è la logica. Se il punto è fare una legge elettorale purché sia perché almeno si torna al voto, io faccio incasso dei miei voti e prendo più parlamentari, non funziona ma poi il giorno dopo. Perché a me va bene tutto, guarda, la Lega, anche come ho detto prima, però con le presidente, ha dimostrato. Ma non sto facendo, non sto parlando della Lega. Ma questo gli è stato riconosciuto alla Lega, non è che... L'unica che sta cercando in tutti i modi di fare un governo e voglio anche dire che con altre leggi elettorali
la situazione sarebbe quasi simile, sarebbe stata simile uguale, non ci sarebbe stata comunque governabilità, perché siamo passati dal bipolarismo al tripolarismo. Sì, ma quella legge elettorale ha un difetto, che è un pezzo maggioritario e un pezzo proporzionale, perché l'inghippo in cui siamo è che c'è un pezzo di questo paese, che è il Movimento 5 Stelle, che è arrivato primo nell'ambito proporzionale, cioè nell'ambito delle singole forze politiche, che pensa di aver vinto. Però visto che c'è anche un pezzo coalizionale e maggioritario, il centrodestra pensa di aver vinto. E cos'è che accade? È una legge elettorale folle, che permette... folle, che è stata votata la gente. Posso finire di parlare? Sì. Un secondo. Posso finire di parlare? È una, proposta, è una legge elettorale folle, folle, che non ha uguale al mondo, di cui stamattina per i giornali c'erano, guardi così, prendo l'altra parte, esponenti del PD che dicevano dobbiamo fare un governo per riformarla. Cioè è da TSO, è un cittadino, cioè, che ci guarda. Sanitario obbligatorio, sì, perché un cittadino che ci guarda dice, questi prima hanno fatto una legge elettorale, siamo andati a votare, abbiamo dato il nostro voto e ora fanno un governo per rifare la legge elettorale che loro hanno votato 6 mesi fa. Ma è chiaro che c'è un cortocircuito. Esatto, tra l'altro. Ma è chiaro che c'è un cortocircuito. Allora, è stato chiarissimo. Ma poi secondo lei, se ci fosse il governo, adesso per comodità diciamo del Presidente, si riuscirebbe a mettere mano alla legge elettorale? La legge elettorale intanto è materia parlamentare, quindi dovrebbe farla il Parlamento e secondo me dovrebbe rifarla. Perché il Movimento 5 Stelle e Lega potrebbero mettere mano. Ma siamo mano in uno schema tripolare, io penso che la serie delle elezioni dovrebbe esserci, chi ha vinto lo dovrebbero sapere gli italiani, diciamo, dovrebbe trovare una forma, sì, con altri modi come è stato, anche l'ha fatto a prodomo suo, il governo del Presidente, chiudo. Io non so se riusciranno a fare il governo Lega e 5 Stelle, io nemmeno me lo auguro. Però un governo del Presidente lo vedo in questo momento molto di fiato corto, perché chiaramente sono tutti in campagna elettorale per le regionali, penseranno alla prossima campagna poi elettorale. Poi ci sono le amministrative di giugno, 3, 4, sì, però almeno il buon senso... 700 comuni ci ricorda con precisione. Però almeno il buon senso di fare 3-4 cose che si mettano a terra per questo paese si farebbero trovare. Quali sarebbero le 3-4 cose per cui... Cioè, un governo composto da tutti. Da tutti. È impossibile. Cioè, la mucchiata, tanto per dire... Ma io non sono d'accordo con il governo da tutti, ma se voi non riuscite a farlo, mica è colpa mia, scusi. Ci sono. E fate il governo. E fate il governo. Fate il governo. Della Repubblica sta chiedendo i punti, non sta chiedendo i nomi o i mix dei partiti che stanno assieme. Che non sta dicendo nessuno, compreso il suo capo, che va in tutte le regioni a fare campagna elettorale. Sono le tasse, sono il lavoro e la questione immigrazione, che lui non vede più, però che tutti c'è noi ancora, se tasse la poveria, un attimo, no, va benissimo, tasse, lavoro, siamo tutti pensione, d'accordo, tutta fuffa per lui. Un gong, siamo esempio tutti d'accordo, no, ma c'è, bene, ma c'è un bel gong, ma nel paese, perché c'è qualcuno che non è d'accordo, Pancani, lei è in disaccordo sul lavorare per il lavoro e la sanità pubblica. No, vabbè, questi sono i temi, che rimangono una grande gong. Sei per la flat tax, anche se timidamente un gong c'è stato, scusatemi, domanda secca a Giacalone con risposta secca. Da parte di Mattarella, dare un incarico a Roberto Fico, Presidente della Camera, potrebbe essere un modo per mettere in difficoltà, in senso però ovviamente non con questo auspicio da parte di Mattarella, ma di costringere il Movimento 5 Stelle a starci in un governo? C'è un precedente storico, l'incarico a Nilde Iotti. Che era Presidente della Camera, esponente del Partito Comunista Italiano e quindi non il partito che, attorno al quale girava, ruotava il governo. Quindi c'è un precedente, il Presidente nella sua, è uno dei poteri presidenziali su cui la Costituzione lascia totale libertà al Presidente della Repubblica, quindi usi la sua libertà. Non credo che in Costituzione siano indicati mandati esplorativi. No, non esistono. Neanche le consultazioni credo neanche che siano. Neanche quelle esistono, quello è solamente un costume. Sì, è una prassi istituzionale. E il Presidente è totalmente libero, l'obiettivo che la Costituzione pone è l'individuazione di una maggioranza di governo. La maggioranza non c'è, però non è che... Allora, fatemi tornare all'architetto Iosachini. In chiusura, dopo tutto quello che abbiamo detto, le voglio fare una domanda molto concreta, architetto, perché lei giustamente, oltre a tutta la cornice importantissima, anche di glamour, di creatività, poi Milano si trasforma perché qui si mettono insieme appunto design, dicevo prima, moda, l'enogastronomia, insomma un po' tutte le eccellenze italiane. Le voglio chiedere una cosa, sembra che al settore abbia fatto molto bene il cosiddetto bonus mobili, no? Questa leva fiscale, anche se il settore delle costruzioni nel suo insieme, insomma da anni attraverso un momento
di grande crisi, ed è un settore che ha appunto un indotto molto vasto, tra cui pure quello dell'arredamento sì. e dei prodotti appunto per interni. Ecco, secondo lei questa è la leva che poi va mantenuta, perché credo che le imprese del settore poi lo chiedano a gran voce al governo che verrà, è una buona leva? Ma assolutamente il bonus mobili è qualcosa di molto interessante, perché in particolare per i giovani coppie che vogliono mettere su casa, se ce la fanno, è certamente una cosa che aiuta e ha aiutato anche il sistema. E credo che sia anche importante per dare, come dire, anche un obiettivo di qualità, per mantenere un obiettivo di qualità al sistema della produzione dell'arredo e del design. Il tema edilizio, diciamo, architettonico è certamente collegato, però ovviamente non è la stessa cosa, perché noi dobbiamo pensare che il mobile ha un mercato internazionale, quasi tutte le aziende del mobile hanno dei fatturati più esposti verso l'estero, mentre il mondo edilizio deve avere un mercato interno che lo sostiene. Poi può fare anche grandi operazioni in giro per il mondo, certo, perché abbiamo degli operatori capacissimi, 3-4 imprese molto importanti che lavorano in giro per il mondo, ma devi avere un mercato interno, quindi deve essere sostenuto il sistema da una crescita del residenziale fondamentalmente, ma dico io anche dell'infrastrutturale, perché noi come paese sappiamo tutti che abbiamo bisogno di mettersi al passo di quelli che sono gli altri paesi europei, quindi fare infrastruttura e fare anche il risanamento idrogeologico, tutte le opere, diciamo, di contrasto a quelle che sono appunto le modificazioni ambientali. Quindi questo sì, è un elemento che potrebbe essere, l'ho sentito spesso anche da politici, appunto c'è sicuramente questa idea ed è una cosa giusta andare in questa direzione. È chiaro che quello che io penso, se riuscissimo a generare un qualcosa di positivo, adesso c'era questa operazione sulle periferie che non ho capito dove è andata a finire, però c'era questa operazione sulle periferie. Sì, anche questa è sparita dal radar, sì. Certamente un'iniziativa che il prossimo governo dovrà fare è quella di ragionare sulle infrastrutture e su come mettere a posto le nostre città. Posso dire solo una cosa? Dico, secondo me il nostro paese poi ha una caratteristica che è quella di essere attrattivo, e quindi non bisogna mai dimenticare che in questo tema della sostenibilità ambientale e delle nuove infrastrutture dobbiamo essere anche capaci di mantenere il nostro stile e la nostra qualità, fatemi dire, estetica, perché è una nostra caratteristica. Mi sembra una ricetta molto chiara. Allora, buon salone, caro architetto. Grazie. Buongiorno Mirta. Buongiorno Andrea. Allora, noi siamo in attesa delle prossime mosse di Mattarella. Arriverà un preincarico, arriverà un incarico esplorativo, staremo a vedere. Abbiamo molti ospiti con noi questa mattina: Federico Geremicca, Fausto Bertinotti, Anna Scani, Pietro Senaldi, Aldo Giannulli, Rosario Trefiletti, Claudio Borghi, Alberto Forchelli. E parleremo anche molto di lavoro e di tutto quello che non va nel mondo del lavoro, perché poi la vita continua. Vi aspetto. Assolutamente, grazie. Dopo la pubblicità, l'area che tira con Mirta Merlino. Caruso, lo devo sfruculiare. Qual è un nome che hai in mente per l'incarico, il preincarico? Casellati. Benissimo, chiudiamo qui. Grazie ai nostri ospiti, grazie a tutti voi. Appuntamento come sempre per domani 9:40 sulla 7. Adesso c'è l'area che tira.